Ciao a tutti, io sono veramente contenta che in questi anni mi avete seguito su YouTube, vi siete trovate molto bene con i miei video e mio YouTube non finirà, rimarrò sempre su YouTube, però YouTube vengo una volta a settimana, una volta ogni due settimane quando riesco ad uploadare. Però adesso... Ciao ragazzi, cominciamo con un soft heat, high intensity interval training. Faremo del lavoro a 30 secondi di lavoro e 20 secondi di recupero per 7 esercizi che andranno proprio ripetuto 3 volte, ok? Piccolo riscaldamento alzando le ginocchia, addominali rimangono sempre tesi, ok? Per riscaldare vogliamo sempre semplicemente a cominciare a far sì che i nostri succhi cominciano proprio a scorrere, ok? Piccoli piccoli salti, muovete le braccia, ancora 4 e 3. E due, e vai con le braccia, muovili un po'. Ok, faremo veramente un lavoro total body con questi heat. Facciamo gambe, faremo le braccia, i pettorali, le nostre glutei, i nostri addominali. La cosa importante è che lo tenete alla massima della tua intensità, ok? Massimo che tu riesci a fare, ok? Se devi interrompere, lo vai preferisco che vai più lentamente anziché interrompere. Vai, piccolo step touch. Provate sempre semplicemente di dare il massimo di te stesso. Provate di fare tutti e tre delle nostre, diciamo, serie insieme, lavorando ancora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e porti indietro. Vai con i glutei, schiaccia i glutei. Ancora un minuto e mezzo. Il nostro primo movimento sarà una squeeze squat. Una squeeze squat vuol dire schiacciare, squeeze vuol dire proprio stritolare, schiacciare, ok? Continuiamo, 8, 7, dai, ok, leg curl, ancora, ancora, e 4, e 3, 2, dammi 2, e 2, 2, ancora 2, 2, 2, dammi singoli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, datemi due doppi, 1, 2, singolo per 4, 4, 3, 2, ancora, doppio, doppio, dammi singoli, 4, ci mancano 43 secondi, ok, di nuovo, piccolo salto, soft heat, ok, vuol dire alla portata di tutti, ricordate che quando facciamo le cose balistici lo fai piccolo, non è necessario dare troppo urto, rulla i piedi, riscaldali e fai sì che tutti i succhi cominciano a fluire e riscaldare. 20 secondi, ok, prepariamoci per il primo esercizio. Un squeeze squat, lavoro con i piedi leggermente divaricate, squeeze come se stessi provando di lavorare sulla parte esterna del piede, ok, la parte esterna del piede per lavorare. 4 secondi e lo dovremo fare per 30 secondi, ok, schiaccio. Schiaccio lavorando proprio come se stessi provando di spingere e aprire sotto di me, strappare il terreno sotto di me. Continuiamo, 8, 7, dai 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 dai, 17 secondi, schiaccio i glutei, proprio per lavorare, spingo verso basso, 9 secondi, continuate, 5 secondi, vai, 2, 1 e stop, ok, recupero. Ok, andiamo a prendere i nostri pesetti perché dovremo fare alzate laterale. Vado a prendere i miei pesi, ancora 10 secondi, bravi ragazzi, piccolo step touch. Saremo 30 secondi, ognuno deve giudicare, vai, 30 secondi, alzate laterale. Anche con un piccolo salto, gomiti sono sempre leggermente piegate. I pesi possono cambiare, possono variare da mezzo chilo fino a 3-4 kg. Dipende dal tuo livello, ok? Questo è soft heat, io sto usando un chilo, ci mancano 11 secondi, ok? La faremo proprio per 3 diverse cicli. Ancora, continuate. 3, 2, 1. Ok, bravi, 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 bravi. Continuiamo, andiamo a appoggiare i nostri pesi. Appoggiamo i nostri pesi. Torniamo indietro. Jump squat, sta per arrivare jump squat. Contorsioni però, facciamo piccolissimi movimenti balistici, 2, 1, ok, 30 secondi, giro,
30 secondi, ok? Piccoli jump, ok? Qui, giro, qui e giro. Se dovete andare più lentamente, andate più lentemente. 15 secondi, siamo a metà strada, ok? Stiamo facendo un lavoro benissimo per tre diverse serie. Dai, continuate. 3, 2, 1, step touch, recupero. Ok, la prossima sarà modified burpees, ok? Chi è avanzato può farlo con un burpees classico di scatto, chi non lo è, ci abbassiamo, allunghiamo una gamba alla volta e poi ritorniamo su, in piedi. 3, 2, ok, modified burpees, andiamo. Ok, e salgo. E salgo. E salgo. Vado, vado, torno, torno e salgo. Vado, vado, torno, torno e salgo. Salgo. Ok. Vai. Chi vuole fare un burpees classico lo fa. Ok, però noi continuiamo a fare questo perché questo è soft heat per alzare. Ok, relax. Ok. Dopo di questo continueremo con un plié bounce. Divaricherò le ginocchia, divaricherò i piedi. Ok. 49 secondi, ragazzi, ottimo, ottimo, grande il lavoro che stiamo facendo. Divarico, le mani vanno giù, a terra. 30 secondi, comincio a molleggiare. Potete tenere le braccia qui o a terra. Continuo a molleggiare, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Heat è intenso, però il heat è veloce, ok? Ancora 16 secondi. Un bel heat, whole body stiamo facendo, proprio per allenare tutto il corpo. Facendo un po' di tutto interno, coscia, braccia, petto, glutei, ok? E l'intensità è quella che ci aiuta a bruciare più calorie, ok? Bravi, venite su. Ok, ci mancano per questo circuito, per completare due esercizi. La prossima è flessioni modificati. Flessioni modificati, prendiamo il nostro tappetino, ok? Veniamo in avanti con le punte divaricate, ok, scusate, 30 secondi e scendiamo giù e su e giù, ok, 30 secondi, ricordate, sto spingendo verso basso, la schiena rimane tesa, ok, siamo dritti, 14 secondi, spingo verso basso, spingo giù, non pensate di salire quanto di allontanarti, come se stessi allontanando il pavimento da te, dai, ok, circuito fatto di 7 esercizi, fatto in velocità, fatto in intensità, il nostro ultimo esercizio è plancia, prima che continuiamo, ok, ancora 5 secondi, porto i gomiti di fronte a me, ok, stendo, 30 secondi, addominali tesi, tirate indentro l'ombelico, tiralo su, e su, e su, ancora, dai, ritira dentro l'ombelico con tutta la vostra forza, tutta la vostra forza, continuate così, dai, dai, ancora, continuate, dai, 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 addominali tesi, intesi, intesi, ancora 5, 4, 3, 2, 1, ok, 20 secondi, ritornate su. Dobbiamo ricominciare dal primo esercizio che è il nostro squeeze squat. Mettetevi in posizione, ricordate, intensità. Da una posizione all'altro, 3, 2, 1, ok, squeeze squat, continuo. Piaccio lavorando proprio come se stessi provando di spingere e aprire sotto di me, strappare il terreno sotto di me. Continuiamo, 8, 7. Dai, 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 17 secondi, schiaccio i glutei, proprio per lavorare, spingo verso basso, 9 secondi, continuate, 5 secondi, vai, 2, 1 e stop, ok, recupero, ok, andiamo a prendere i nostri pesetti perché dovremo fare alzate laterale, vado a prendere i miei pesi, ancora 10 secondi, bravi ragazzi. Piccolo step touch, saremo 30 secondi, ognuno deve giudicare, vai, 30 secondi, alzate laterale, anche con un piccolo salto,
gomiti sono sempre leggermente piegate. I pesi possono cambiare, possono variare da mezzo chilo fino a 3-4 kg, dipende dal tuo livello, ok? Questo è soft heat, io sto usando un chilo, ci mancano 11 secondi, ok? La faremo proprio per 3 diverse cicli, ancora continuate, 3, 2, 1, ok, bravi, 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 continuiamo, andiamo a appoggiare i nostri pesi, appoggiamo i nostri pesi, torniamo indietro, jump squat, sta per arrivare jump squat, contorsione però, facciamo piccolissimi movimenti balistici, 2, 1. Okay. Però adesso se volete avermi tutti i giorni come personal trainer, dove ti dico quello che devi fare se sei principiante, se sei intermedio, se sei avanzato, e con un approccio multidisciplinare, adesso mi potete trovare su now.jillcooper.it, ok.it, dove potete trovare questa piattaforma che è una vera e propria palestra online, dove do consigli sull'alimentazione, consigli sul pensiero positivo, consigli per l'autostima, consigli per l'allenamento, tutti i giorni consigli di quello che devi fare, ok? Così diventa vero il tuo personal trainer in tutto e per tutto, tutti i giorni, con tanti tanti video, nuovi video ogni 10 giorni, così se volete venire e avermi tutti i giorni tutto per te, venite su now.jillcooper.it.